Rieccoci qua per un Salve nuovo a tutti, video. ragazzi. Adesso, in questo preciso momento, vi parleremo della partita finita poco fa, Lazio-Cremonese. Partita veramente importante, una partita fondamentale per le sorti delle due squadre. Raga, vi siete andati a giocare l'uno più over alla Lazio, perché è veramente risultato regalatissimo. Sicuramente era pure basso, però vabbè. Sì, qua si possono vedere le quote, sì. Se tu le imposti, sì. Andiamo a dare un'occhiata. Che vuoi dare un'occhiata alle quote? Sì, sono davvero curioso di vedere. No, non le da qua. Bravo! No, ma tu non le hai messa, le devi mettere nelle impostazioni. Vabbè, comunque sicuramente quote molto basse. Come possiamo ben vedere, la Lazio ha stravinto 4-0. La Cremonese è riuscita a fare manco un gol, poverini. Ha segnato Patrick. Patrick, non Cutrone, state attenti. Un certo Patrick, Parolo, parole, e in questo caso è Parolo però. È il solito Immobile, ma che palle, Immobile, Immobile, basta! Oh, tastero picca Immobile, devi no. Stare un po' fitto, fermo devi stare, Immobile, come dice l'amorosa, che cavolo. Vabbè, comunque, vabbè, ragazzi. Io ho detto Bastos. Ma vedi, Immobile e Bastos a segnare, mamma mia, oh. Vabbè, comunque, raga, comunque pure in Coppa Italia. Ma no, questa è la sua prima partita di Coppa Italia. Se, raga, sì, è la prima partita di Immobile. Penso di sì. Comunque, raga, secondo voi, visto che. Però su rigore, eh? Visto che mettono sempre a confronto Higuain con Immobile, ma secondo voi, Immobile? Perché? Ma chi gli ha messo per come? I gol? Per i gol che sono stati segnati. Ah, i 36 gol. Raga, secondo voi, Immobile quest'anno riuscirà a superare il Pipita Higuain? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo il vostro parere in merito. E niente, ragazzi, che dirvi? Andiamo a vedere un po' la partita. Le formazioni. Sto... Formazione, vediamo un po'. Basta. Proto, raga, gioca Proto e non Stracoscia. Attenzione, Proto che, ricordiamo, io ho Stracoscia, raga, Stracoscia. Ah, raga, tutti i panchinari so, Bastos e panchinari. No, Cataldi gioca. Gabarron che non è Gabarron. Cataldi gioca titolare. Adekanke, raga, Adekanke. Che giocatori sono? Adekanke non ha fatto neanche una partita Berisha, di serie. Berisha panchinato, eh? Sei sicuro? No, Berisha mi dà che titolare. Che cazzo dici? Non lo so, ho detto tutti i panchinari per dire, poi non lo so. Non toccare proprio qua. Che dire? Niente, vabbè, formazione. Johnny pure non gioca mai. Sì, raga, giocavano proprio. No, Johnny entra sempre nel secondo tempo, ho notato. Gabarron non l'ho mai sentito. Immobile però titolare. Vediamo la formazione della Cremonese, anche se non conosco nessuno. Ciofani, raga, Ciofani non è così. Ah, Ciofani sì. Renzetti. Bianchetti pure ex Serie A. Terranova, non il negozio giocatore. Caracciolo. Stavo leggendo Caracciuolo, Carnavacciuolo, no? Madò, abbiamo appena finito di mangiare, raga, madò che buono. Ma si può vedere, allora vorrei vedere la classifica di Coppa Italia. Coppa Italia, devi andare qua, risultati. Ah, i marcatori stavano, quello volevo dire. Marcatori. Vabbè. Scamacca, stavo leggendo. Vabbè, di quelli della Serie A non c'è nessuno. C'è Ciano del Frosinone, Ciano e Troppo. Lasagna anche. Ah, dell'Udinese, che è ancora in gara. Mandragora, pure Mandragora gioca, eh. Sempre Udinese, sì. Yes. Mandragora. Vano è tutto Belloni, Vano di Vano. Righenti, oh, che nomi strani. Oh. Benassi. Donnarumma, no, Donnarumma. Oh, Finotto, no, Finocchio. Gervinho del Parma con due gol. Vabbè, ha due gol, mezzo Insigne, mondo. Vabbè, i due gol fatti. Mezzo, la Padula. Palazzo del Bologna, Pinamonti del Genoa. Che non gioca più. Valuti. Vlaovic solo in Coppa Italia si ricorda di sé. Ah, raga, Valuti della spalla, yes. Che è centrocampista comunque del gol. Beh, raga, togliamo. Beh, non ci interessa più. Vediamo un attimo un'altra cosa. Gli altri risultati. No, devi andare al tabellone. No, voglio vedere tabellone. Allora, aiutami. Andiamo a vedere il Napoli giocherà. No. Ah, è già passato il Napoli. Sì, togli i sedicesimi là. Bravo. Allora, il Napoli giocherà col Perugia. No, ha già giocato col Perugia. Ottavi. Ah, ok. Ah, sì. Ah, quindi il Napoli contro Pizza. Napoli-Lazio. Ah, finalmente una parte più... Vabbè, diciamo che a Napoli e Lazio è andata proprio di culo, comunque. Invece stasera... queste già sono più interessanti. Stasera abbiamo Inter-Cagliari. Partita... questa è veramente... mi sembra... posticipata. Molto interessante. Atalanta-Fiorentina. Speriamo che l'Atalanta. Ma bella pure Atalanta. L'Atalanta ha rotto le palle. Basta. Gosens, Gomez e company. Avete rotto. Io spero con l'arrivo dei miei, i miei giocatori. Esatto. Speriamo che la Fiorentina con l'arrivo di Cutrone faccia qualcosa. Perché a me come squadra piace. E anche Vlaovic.
Vlahovic, figlio mio, sbloccati in Coppa Italia, segni e ripetiti per favore anche con l'Atalanta. Allora, dopo avete rotto le palle, queste partite, vabbè, diretta, avevo giocato la schedina, ragazzi, quindi... Milan-Spal domani, ma speriamo. Torino-Genoa, vinto il Torino, quindi no, Milan vince, se passerà, giocherà con il Torino, bella partita. Poi Roma-Parma e a seguire Juventus-Udinese. Queste sono tutte partite che si faranno a breve, eh? Domani. Eccoli qua il calendario. Domani giocheremo. Va bene, ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di mettere mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale, di mettere like, campanellina se volete. No, campanellina, la campanellina glinglong se volete, perché facciamo tanti video, non so se proprio vi interessa, ma magari se siete appassionati, siete, volete avere aggiornamenti continui sul mondo del calcio, volete seguire questi grandi personaggi, fatelo, non ve ne pentirete. Così non dovete neanche installare l'app, le app, cioè avete YouTube, mettete la campanella. Ma io faccio, sta a posto. Va bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Prossimo video.